Altri 5 bidoni del Napoli. Michu esordì il 19 agosto del 2014 nei preliminari di Champions tra Napoli e Athletic Bilbao, prendendo il posto di Hamsik. Ricordato appunto per essersi mangiato un gol clamoroso in quella partita, davanti al portiere decise infatti di passarla a Calleon, che era defilato. Rolando. Il Napoli di Mazzarri lo prelevò in prestito con un riscatto sul cartellino fissato a 10 milioni di euro. Ha il record di permanenze più breve in un club, infatti già a gennaio il Napoli lo scaricò all'Inter. Emilson Cribari è ricordato per aver sbagliato un gol a porta vuota contro l'Utrecht e per un autogol dopo un minuto di gioco contro lo Steaua Bucarest. Pablo Armero, preso per 5 milioni di euro, riesce a ritagliarsi qualche spazio nel Napoli di Mazzarri, ma con Benitez, che ritorna alla difesa a 4, non riuscirà mai ad abituarsi al ruolo di terzino puro, venendo subito spedito in prestito al Siena per poi tornare all'Udinese. Josip Radosevic sembra promettere bene, alla Gabigol per intenderci, ma non vedrà mai il campo, non giocando praticamente mai. A 22 anni il Napoli non gli rinnova il contratto e rimarrà svincolato. Seguimi per altri contenuti simili.